mistero che non sai risolvere da sola. Tu puoi chiamare solo lei, ti risponderà. Se tracce tu non hai, il buio ferma i passi tuoi e farà luce insieme a te. Non c'è ladro che abbia scampo, se Barbie il caso seguirà. Il suo team è come un lampo nell'oscurità, dove si lotta contro il tempo e contro la malvagità. Barbie Detective ci sarà. Sentirai senza via d'uscita, non devi aver paura, Barbie è già lì con te, perché ogni enigma la sua chiave lei lo svelerà e il sogno si realizzerà. Non c'è ladro che abbia scampo, se Barbie il caso seguirà. Il suo team è come un lampo nell'oscurità, dove si lotta contro il tempo e contro la malvagità. Barbie Detective ci sarà. Dell'hotel Baia del Faro. Dopo tante indagini, avevamo proprio voglia di una bella vacanza. Il grande ballo di apertura sarà una festa fantastica. Possiamo andare in spiaggia, noleggiare un motoscafo e anche fare un giro in deltaplano. Wow, è bellissimo! Andiamo a vedere com'è dentro. Ti serve un distintivo da Detective Junior. Cerca il tuo nome nell'elenco e quando l'hai trovato, clicca sul tasto di conferma. Per ascoltare Andrea, clicca sull'icona della stampante per stampare il tuo Benvenuti, sono Molly Golden, proprietaria dell'albergo. Santo cielo, non ci posso credere! Professore, è lei? Ragazzi, questo è il professor Nicholson. Come mai è così agitato, Nick? Ho appena trovato questo libro in biblioteca. Contiene la prova che ci sono dei gioielli nascosti qui in albergo dall'ex proprietario. Anni fa trovai un pezzo di dipinto strappato. Deve essere il primo indizio. Se riuscissi a scovare la parte mancante, potrei dimostrare una volta per tutte che non è una leggenda. Wow, professore!
Possiamo aiutarla a trovare il resto del dipinto? Oh, è un'idea meravigliosa! L'uomo che fece costruire l'albergo era un tipo un po' stravagante. Ci sono enigmi e misteri in ogni angolo. Ah, tenete questo libro, vi servirà da guida. Oh, wow! Una lente di ingrandimento! Deve essere una delle bizzarre invenzioni dell'ex proprietario. Guarda quello spazio sullo scaffale, Barbie. Mi sembra fatto apposta per metterci quel libro. Forte! Il computer investigativo! Usa le frecce per far scorrere gli strumenti e le chiavi che hai trovato. Per usarne uno, clicca. Eccellente! Guarda, un nascondiglio segreto. C'è qualcosa dentro. Andiamo a dare un'occhiata. Wow, che cos'è? Scattiamo una foto. Magari ci servirà dopo. Dobbiamo scattare una fotografia per il computer investigativo. Becky ci può aiutare a esaminare questo indizio. Benissimo, chiediamo consiglio a Becky. È una vera cyber investigatrice. Usa le frecce per far scorrere. Ehi, questo cos'è? Dici che è un pezzo strappato di un dipinto? Wow, credo di sì. E guarda qui dietro, una scritta. Riesci a leggerla? Nord e sud, est e ovest devi seguire se il tuo viaggio vuoi finire. Brilla sopra l'acqua scura, ti riporta a casa sicura. Per esaminare un indizio, cliccaci sopra nel menu degli indizi. Questo strumento si chiama sestante. Per il capitano di una nave è come una cartina, ma se si usa sulle navi, come ha fatto ad arrivare qui? È un sestante, uno strumento che aiuta i marinai a pianificare gli spostamenti in mare. Quindi immagino che appartenga a qualcuno che lavora per non far perdere la rotta alle barche. Hai qualche idea? Professore! Professore, abbiamo trovato un pezzo del dipinto! Oh, santo cielo! Davvero? È meraviglioso! Per favore, mettetelo subito nella cornice! È così eccitante! Troveremo il tesoro, lo sento! Ma ci può spiegare di nuovo perché il dipinto è così importante? Ah, il dipinto! Dietro ogni pezzo troverete un indizio! E devo dire che siete partiti bene, decisamente molto bene! Ma cos'è stato? Sembra che qualcun altro sia interessato al tesoro. Quello spione non ha speranze con il team di Barbie Detective. Avanti, cerchiamo il resto del dipinto. Ci sono un sacco di cose da vedere. Bonjour, benvenuta nella mia cucina. Grazie, è molto bella. Deve essere divertente lavorare in una cucina così. È quasi la cucina dei miei sogni. Sarebbe perfetta se soltanto fosse mia, nel mio ristorante. Ma vi chiedo scusa, sono stata sgarbata. Mi chiamo René Lebon, capocuoca.
Volete qualcosa da mangiare, da bere, magari? No, grazie. Stiamo bene così. Veramente, siamo qui per farle qualche domanda a proposito di un mistero a cui stiamo lavorando. Io mi chiamo Barbie e siamo del team di Barbie Detective. Un mistero? No, davvero? Ma è meraviglioso! Che genere di mistero? Stiamo aiutando Molly e il professore a trovare dei gioielli che l'ex proprietario ha nascosto da qualche parte nell'albergo. E stiamo anche cercando qualcuno che li vuole rubare. Ah, com'è emozionante! Ma come posso esservi utile? Sono sicura che Madame Molly ha tutto sotto controllo. È molto brava a comandare la gente, sapete? Che cosa intende? Quello che ho detto. Le piace venire qui, nella mia cucina. Dirmi che cosa devo preparare, che ingredienti usare e in che quantità. Ma non capisce che sono una grande chef francese, sacrebleu. Come vorrei un mio ristorante e poter decidere tutto da sola. Ma chiedo scusa, non è gentile parlare così del proprio datore di lavoro. Perdonatemi, ma adesso non posso proprio aiutarvi. Devo tornare alla mia salsa. Grazie comunque del suo tempo. Sono sicura che ci rivedremo. Oh, wow! Che cosa abbiamo trovato? Wow! Un passaggio segreto dietro la stufa! Vuoi andare a vedere? Di cyber indagini. Usa le frecce per far scorrere. Guarda qui, un cristallo. A che cosa potrebbe servire? Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Questo albergo è davvero enorme. Ci sono tantissime cose da esaminare. Possiamo far esaminare questo indizio a Becky con il computer investigativo. Scacciamo una... Il computer investigativo... Per esaminare un indizio. È una specie di obiettivo. Forse si usa per guardare in lontananza. Magari da una nave. Questa è decisamente una lente. Suppongo che si usi su un cannocchiale, una specie di telescopio che serve per vedere in lontananza. Dov'è che potrebbero avere bisogno di guardare lontano sull'acqua? Barbie. Sono del team di Barbie Detective e siamo qui per aiutare Molly a risolvere un mistero. Forte! Vado matto per i misteri. I misteri e i giochi di magia sono la mia specialità. Ecco a voi il favoloso Sammy in persona!
Ehi ragazzi, sono il migliore con i giochi di prestigio. Organizzo spettacoli per tutti qui in albergo. Ma sono bravo anche in altri giochi. Che genere di giochi? Di tutti i tipi. Potrei partecipare alle Olimpiadi, se non che non sono molto sportivo. Voglio dire, se facessero delle Olimpiadi di giochi di quelli che fanno i bambini. Certo che sei un bel tipo, ma forse mi puoi aiutare. Hai visto qualcosa di strano negli ultimi tempi? Sai, come qualcuno che si muove furtivamente. Qui sono tutti strani. Beh, Noriri, è così che la chiamo. Lei è fortissima. Mi fa dei biscotti strepitosi e mi lascia sempre mangiare tutto quello che voglio. Zack, il tipo delle barche, parla sempre da solo. Lo senti dire cose tipo luci, motore, azione, roba del genere. Wow, c'è qualcun altro? Beh, certo. Molly è sempre in giardino che parla alle sue piante. È un po' picchiata. E poi c'è quel professore che se ne sta sempre rintanato in biblioteca. E se cerchi di parlargli ti risponde sempre: sì, sì, sto lavorando al mio libro. Se non sei qui per aiutarmi ti prego vattene, sì, sì. Oh ragazzi, la mamma mi uccide. Adesso devo andare. Guarda, che cos'è? È il momento di consultare. Usa le frecce per far scorrere gli strumenti e le chiavi. Bel lavoro! Questo gioco è fortissimo. Ok, è molto facile. I bersagli si muovono e bisogna... Sì! Grande! Tira e colpisce! E vai! E vai! Sì, vai così! Wow, wow, wow! Sì! Bella pensata! Passaggio segreto nella sala giochi. Chissà dove porta. Forte! Il computer investiga. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al gioco. Ci serve una foto dell'indizio, così Becky potrà controllare con il computer investigativo. Benissimo. Chiediamo consiglio a Becky. È una vera cyber investigatrice.
Salve, salve. Benvenute nella mia serra. È molto bella, vero? Oh sì, è stupenda. Le piante e i fiori sono meravigliosi. Immagino che ci passi molto tempo. È così, Barbie. Direi che è il mio posto preferito in tutto l'albergo. Posso venirmene qui e stare un po' da sola. A volte in albergo c'è troppa gente per i miei gusti. Davvero? Che cosa intendi? Allora, prima di tutto c'è Sam Danforth. È così carino, ma può diventare una vera peste. E poi c'è il professore. Quel pover'uomo ha trascorso i giorni migliori della sua vita a lavorare a quel libro. E sembra sempre che stia affogando in un mare di scartoffi e di informazioni. Davvero? Non sapevo. La mia cuoca, René Le Bon, è uno chef fantastico, ma sogna sempre a occhi aperti. Isaac è bello come il sole, ma completamente perso per i suoi figli. Vuole diventare un regista famoso. E a volte è difficile fargli mettere giù la telecamera. Wow, Molly, non pensavo che fosse così difficile gestire un albergo. Quanta pazienza deve avere. Hai ragione, Barbie. Ed è proprio per questo che mi piace tanto la serra. Ma tu devi continuare le indagini. Adesso vai e in bocca al lupo. Grazie, Molly. Torneremo presto. È davvero forte. Ehi, che posso fare per voi? Salve, mi chiamo Barbie. Noi facciamo parte del team di Barbie Detective. Siamo qui per aiutare Molly e il professore a recuperare dei gioielli nascosti nell'albergo. E stiamo anche cercando il ladro che vuole trovarli prima di noi. Forte! Ne verrebbe fuori un film stupendo. Già me lo vedo. La grande rapina in hotel, diretto da... dal sottoscritto. Ok, ma noi volevamo chiedere se avevi visto qualcosa di strano o di sospetto. Nah, direi di no. Cioè, la mia videocamera faceva un po' le bizze, ma una volta tolto il cappuccio dell'obiettivo, mi sembrava tutto a posto. Sto scherzando. Nah, non ho visto niente. Hai una videocamera? Qui, vicino all'acqua. Sì, lo so, non è una cosa molto furba, ma è solo un vecchio arnese, anche se si rovina non è un gran problema. È per questo che lavoro qui d'estate. Molly mi paga bene, così metto da parte un po' di soldi per l'attrezzatura e magari per la scuola di cinema. Un hobby piuttosto costoso, eh? Fare film? Sì, è il peggiore, se solo mi piovesse dal cielo una fortuna. Ma dato che probabilmente non succederà, è meglio se torno al lavoro. Ci vediamo dopo. Per favore, facci sapere se noti qualcosa di insolito. Grazie per l'aiuto. Hai mai visto un albergo così bello?
pericoloso quassù! È il momento di fare un po' di cyber indagini. Usa le frecce. Ehi, questo cos'è? Dici che è un pezzo strappato di un dipinto? Wow, credo di sì. E guarda qui dietro, una scritta. Riesci a leggerla? Nord e sud, est e ovest devi seguire se il tuo viaggio vuoi finire. Brilla sopra l'acqua scura, ti riporta a casa sicura. Per esaminare un indizio, cliccaci sopra nel menu degli indizi. Si vede tutto da quassù! Ciao Becky, come va? Ehi Barbie, tutto benissimo. E a te come vanno le cose? A meraviglia, abbiamo trovato un sacco di indizi che sono a vostra disposizione nel computer investigativo. Sei la migliore cyber investigatrice che conosco. Abbiamo parlato con diverse persone qui intorno. Cercano tutti di aiutarci, ma ognuno sospetta di una persona diversa. Ragazza, se qualcuno riuscirà a trovare i gioielli e il ladro, quella sei tu. Grazie, Becky. Sono contenta di averti incontrato, ma adesso dobbiamo proprio andare. Ci vediamo dopo, ok? D'accordo. Per guidare, punta la freccia nella direzione in cui vuoi andare. Per accelerare, salta sui mucchi di sassi. E mi raccomando, non perdere mai di vista quelle due. Fantastico! Che forza le moto da spiaggia! Sì, è fortissimo! Forte! È divertente sfrecciare sulla spiaggia! Molto meglio!
Bellissimo! Wow! Andiamo come razzi! E vai! Sei pronta? Si parte! Che forza! Tieniti stretta! Non mi fermare! Pista! Fantastico! Che forza le moto da spiaggia! Sì, è fortissimo! Forte! È divertente schiacciare sulla spiaggia! Niente male! Bellissimo! Andiamo come razzi! E vai! Sei pronta? Si parte! Che forza! Tieniti stretta! Non fermare! Pista! Computer investigativo. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al gioco, forte! Il computer investigativo. Usa le frecce per far scorrere gli strumenti e le chiavi che hai trovato. Benissimo, chiediamo... Usa le frecce per far scorrere... Eccellente! Guarda queste lettere. Beh, non formano una parola, ma forse sono una specie di codice o di combinazione. Wow! Meglio portarlo al professore, così sarà al sicuro. Tenga, professore! Oh, è meraviglioso! Davvero meraviglioso! Sai che ti dico? Ci stiamo divertendo un mondo. Ci sono i motoscafi e la darsena e una spiaggia stupenda. È favoloso e ci sono milioni di posti da esplorare. Sì, sono andato a vedere i deltaplani e quelle fantastiche moto da spiaggia. Ma vi devo confessare che ho una strana sensazione. Come se qualcuno ti stesse osservando. Esatto. Credo che dovremo stare molto attenti mentre indaghiamo. È un ottimo consiglio, Ken. Professore, noi ripartiamo. Ci vediamo dopo. Spero di avere buone notizie per lei. Andrea, ci sono un sacco di cose da vedere.
il momento di fare un po' di cyber indagini. Usa le frecce per... Si direbbe che qualcuno abbia strappato un dipinto. Aspetta un secondo. C'è una scritta dietro. Riesco a malapena a leggerla. Una a ogni ospite viene assegnata. Bella, pulita e ordinata. Messaggio, lettere non nasconde. A volte è meglio se dentro non c'è niente. Che vorrà dire? Credi che c'entri con questa chiave? Messaggio, lettere non nasconde. Che cosa aprirà questa piccola chiave? Computer investiga. Usa le frecce. Scommetto che dobbiamo usare. Non credo. Forse dovremmo provare da un'altra parte. È il momento di consultare i vecchi. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al gioco. Quell'ombra che si muove sarà una persona? Credo di sì. Seguiamola ai deltaplani! Dobbiamo inseguire quel ladruncolo. Attenta al vento, non lasciarti catturare dalle correnti. Se però succede, fai virare il deltaplano cliccando con il tasto sinistro del mouse. Se vuoi andare più veloce, vola più in basso. E non perdere mai di vista il ladro, non ci deve sfuggire. Dobbiamo inseguire quel ladruncolo. Attenta al vento, non lasciarti catturare dalle correnti. Se però succede, fai virare il deltaplano cliccando con il tasto sinistro del mouse. Se vuoi andare più veloce, vola più in basso. E non perdere mai di vista il ladro, non ci deve sfuggire. Dobbiamo inseguire quel ladruncolo. Attenta al vento, non lasciarti catturare dalle correnti. Se però succede, fai virare il deltaplano cliccando con il tasto sinistro del mouse. Se vuoi andare più veloce, vola più in basso. E non perdere mai di vista il ladro, non ci deve sfuggire. Abbiamo preso! Oh no! Pensavo di averlo in pugno! Ma aspetta, questo cos'è? Wow! Che cos'è? Forte!
il computer. Usa le frecce per far scorrere gli... Ok, abbiamo una chiave. Deve aprire qualcosa. Vuoi andare? Dobbiamo scattare una fotografia per il computer investigativo. Becky ci può aiutare a esaminare questo indizio? Benissimo. Chiediamo per esaminare un indizio. Che bella carta da lettere! È dell'albergo, vero? Che bella carta da lettere dell'albergo! Probabilmente le cameriere ne mettono un po' in ogni stanza, ma ci deve essere un posto dove se ne può prendere dell'altra. C'è un mucchio di roba da esaminare qui alla reception. Dobbiamo guardarci bene intorno e dobbiamo Usa le frecce per far scorrere. Guarda che strane quelle caselle. Pensi che debbano essere messe così a caso oppure ordinate per formare un certo disegno? Andrea, la lente di ingrandimento è davvero... Ce l'abbiamo fatta! Questo è l'ultimo pezzo del dipinto. Il professor Nick sarà entusiasta. Che strano. Ero sicura che il professore sarebbe rimasto qui ad aspettare l'ultimo pezzo. Beh, possiamo rimetterlo a posto noi. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo completato il dipinto. Ehi, cos'è stato? Mi è sembrato di sentire qualcosa. Non fa niente. Scattiamo una bella foto, così Becky potrà analizzarla. Mi dispiace. Sono davvero desolato. Volevo essere qui per il vostro ritorno. Avete completato il dipinto. E guardate questi simboli. Sono stupefatto. Confuso. Questo è un vero rompicapo. Io ho un'idea. Continuiamo a cercare altri indizi nell'albergo. Intanto che lei, professore, cerca di decifrare il codice. Il team di Barbie Detective è sulla pista giusta. Che splendida idea! Spero che al vostro ritorno avrò trovato la soluzione. Hai mai visto un albergo così bello? Segreto sul fondo di questo armadio. Vediamo dove porta. Il computer investigativo. Usa le frecce per far scorrere il... Dobbiamo cercare di appendere questo fiore da qualche parte. Vedi un posto che ti sembra adatto? Wow! Sarà un indizio! Ha un'aria familiare! Sembra un dipinto! Un pezzo di dipinto strappato! E dietro c'è scritto qualcosa! È un po' spiadito, ma forse riesco a leggere! Rosse sulle rose, ma questo fiore è di metallo! Non viene da un parco e neanche da un ballo! Ma portato in giardino ti potrebbe aiutare. Pesanti catene sopra la testa ti farà trovare. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al...
Sei una grande detective! Abbiamo un pesante fiore di metallo. Sono sicura che tornerà utile qui nel gazebo, dove potremmo usarlo. È il momento di consultare Becky. Usa le frecce per far scorrere il... Non c'è niente. Che è successo? Ho capito. Il ladro ci ha precedute. Dobbiamo acciuffarlo. Dobbiamo guardare bene in tutta la baia. Andiamo in un posto dove si può vedere tutta la zona dell'albergo dall'alto. Lo vedo! Sembra che stia andando alla serra! Il computer. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al gioco, salve Molly, come va qui fuori? Oh, è tutto molto tranquillo. Non succede niente di eccitante da queste parti. Bene, sono contenta che sia tutto a posto. Stiamo ancora dando la caccia a quel ladruncolo, ma non ci fermeremo finché l'albergo non sarà al sicuro e i gioielli non saranno tornati al loro posto. Sono contenta di sentirtelo dire, Barbie. Sapevo di poter contare sul team di Barbie Detective, ma mi raccomando, non lasciate che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote. Chi sarà stato? Alcune delle persone qui all'albergo non sono esattamente amichevoli quando si tratta di rispondere a delle domande. Stiamo cercando di risolvere un mistero. Lo sappiamo voi e io, ma Zach
La cuoca Lebon, il professore e anche Sam potrebbero non esserne a conoscenza. Fate attenzione. Sono sicura che andrà tutto bene. Ci vediamo dopo. Ok, Molly, la terremo informata. Possiamo far esaminare questo indizio a Becky con il computer investigativo. Scattiamo una foto. Benissimo. Chiediamo consiglio a Becky per esaminare un indizio. Mi fa piacere che qualcuno lo abbia indossato, ma da dove viene questo giubbotto di salvataggio? Dalla spiaggia? Non ci si può sbagliare. È un giubbotto di salvataggio che si usa per sicurezza, soprattutto quando si va in barca. Per salvare questa partita, clicca sul riquadro lampeggiante. Per tornare al gioco, vedi quella figura misteriosa che va verso i motoscafi? Forte! Voi sì che ci sapete fare. Il mio primo film sarà sulle barche. È per questo che sono finito qui. Con il lavoro che mi ha dato Molly sono diventato un vero lupo di mare. E già che ci sono, posso anche fare qualche ricerca. È un vero tesoro! Siamo fortunati a conoscerla! Chi, Molly? Sì, è in gamba. Ma avete visto gli altri personaggi dell'albergo? Phew. Che vuoi dire? Sono una banda di matti. Quella svitata della cuoca pensa solo a tornare in Francia per aprire il suo ristorante quando avrà abbastanza soldi. E poi c'è il professore, non fa altro che parlare del suo libro, il suo libro, e del fatto che sarebbe già finito se trovasse qualcuno che lo aiuta. Wow, un'ottima fonte di ispirazione per un regista. Già, o forse è solo della gente che mi dà sui nervi. Ah, e poi c'è anche Sam, il favoloso Sam, come si fa a chiamare. Io invece lo chiamo Sam il Tormentone. Ehi, credi a me, quello è una vera peste. Ne inventa sempre una nuova, vuole continuamente farti vedere i suoi giochi di magia. Uff. Beh, noi non ti disturberemo più. Grazie per il tuo tempo. Di niente, venite quando volete.
preso. Oh no! Ci è sfuggito! Guarda, hai visto quella figura? Deve essere il ladro. Sta andando alle moto da spiaggia. Cerchiamo di acciuffarlo. Per guidare, punta la freccia nella direzione in cui vuoi andare. Per accelerare, salta sui mucchi di sassi. E mi raccomando, non perdere mai di vista quel ladruncolo. Per guidare, punta la freccia nella direzione in cui vuoi andare. Salta sul mucchio di sassi e mi raccomando, non perdere mai di vista quel ladruncolo. Fermo dove sei! Hai chiuso! Zack? Il ragazzo della Darsena? State scherzando! No, sappiamo tutti che vuole fare il regista e si lamentava sempre del costo dell'attrezzatura. Ragazzi, ma che scena finale sta venendo fuori? Zack va in prigione. Non è così che volevo che finisse questo film. E ora Zack fa il grande passo. Dalla Darsena alla galera. E non credo che ne uscirà tanto presto. Ora che avete risolto brillantemente il caso, vorrei darvi una ricompensa per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Io credo che a tutti noi piacerebbe molto un giro sulla sua fantastica mongolfiera. Che idea meravigliosa! Venite con me, team di Barbie Detective. Non avrei mai immaginato che fosse così emozionante. Sono d'accordo, è assolutamente favoloso. Si può vedere tutto da quassù. Dicono sempre che il team di Barbie Detective vola in alto. E questa volta hanno proprio ragione. Beh, ragazzi, è la fine di un altro mistero. E ancora una volta, il team di Barbie Detective ha fatto uno splendido lavoro. Ma qualcosa mi dice che non sarà il nostro ultimo caso. A presto!
Il team di Barbie Detective è fortissimo! Se vuoi giocare una nuova partita di Barbie Detective, clicca sì. Se vuoi uscire dal programma, clicca no. Serve un distintivo da per giocare una partita salvata. Per giocare una partita